Grazie Presidente. Intanto ci tengo a sottolineare che anche il Movimento 5 Stelle ha sottoscritto la proposta appena anticipata dal collega. Siamo perfettamente d'accordo sul discorso dell'ambiguità normativa, tant'è che fino ad oggi non ci è stato concesso di andare oltre quello che abbiamo fatto e che abbiamo sviluppato in questo lungo periodo, devo dire. Abbiamo portato i frutti del nostro lavoro e abbiamo praticamente chiuso la nostra proposta di regolamentazione di questo tipo di servizio. Noi, Presidente, devo dire che abbiamo anche incontrato la categoria dei vetturini e che ci hanno espresso alcuni anche diciamo, la volontà di mantenere una certa tradizione, non tanto per sostentamento appunto della propria famiglia, ma anche proprio appunto per tradizione familiare. Questo però ci ha evidenziato una sostanziale responsabilità delle scorse amministrazioni che, dobbiamo sottolineare, hanno fatto in modo di non diffondere una cultura del benessere animale. Non diffondere una cultura dell'animale come essere senziente. Infatti nulla, e questo io ci tengo veramente a sottolinearlo, nulla è stato fatto per aumentare i controlli sul maltrattamento animale, lasciando spazio quindi a scelte non frutto di uno sguardo attento appunto al benessere dell'animale. La Giunta Alemanno difese la categoria dei vetturini stanziando dei fondi pubblici, una cifra importante per costruire stalle poi discutibili a loro uso esclusivo, e la Giunta Marino, devo dire, rifinanziò ancora nuovamente questa somma aumentando le risorse economiche a disposizione. Noi, Presidente, è innegabile, abbiamo sempre detto, avremmo voluto, lo dico chiaramente, sospendere questo servizio ed è una dichiarazione che ho coraggio anche di ripetere in questo momento. Non abbiamo intenzione di mentire o di prendere in giro chi ci ascolta. Noi avremmo voluto proprio questo, sospendere il servizio del trasporto a trazione animale. Peraltro l'attività lavorativa dei vetturini, che come dicevo abbiamo incontrato, sarebbe stata comunque tutelata sia dal regolamento tutt'oggi vigente, sia da quello che avevamo intenzione di portare in aula, perché è possibile convertire le licenze in licenze taxi o NCC. Ci aspettavamo forse di vedere un supporto già in questi mesi dalla normativa nazionale e anche regionale che tarda ad arrivare e che quindi ringrazio il collega per aver evidenziato anche questa carenza regionale che fino ad oggi insomma, si è rivelata inadempiente anche in questo. Infatti la normativa nazionale e regionale che è già citata nel parere dell'Avvocatura già nel 2015 e ripreso poi come parere nella riproposta appunto dell'iniziativa popolare, cita testuali parole, ci tengo per maggiore chiarezza, non si ritiene che i comuni possano vietare la tipologia di attività trasportistica, questa tipologia in particolare. Si può però prevedere che per motivi di sicurezza, di tutela ambientale e rispetto degli animali possa essere esercitata solo in alcune zone. E noi, Presidente, è proprio su questo che siamo partiti, quindi a concentrare questo tipo di trasporto solo su zone che garantissero il benessere dei cavalli, quindi in parchi e in ville storiche. Questo è previsto sul regolamento che porteremo in aula. Che altro? Io appunto riprendendo il discorso della mancata diffusione della cultura del benessere animale, ci tengo a sottolineare qualcosa che forse non è uscito abbastanza anche dai media. Noi abbiamo sottoscritto un accordo con cinque associazioni di guardie zoofile, abbiamo costituito un gruppo sostanzioso di guardie zoofile che in diretta comunicazione con la polizia locale già la scorsa estate hanno iniziato a segnalare le norme non rispettate rispetto scusate la ripetizione,
le temperature troppo alte che non rispettassero gli animali. Quindi noi dunque abbiamo aumentato i controlli con questo protocollo d'intesa, con le 5 associazioni animaliste, con le guardie zoofile che facessero un presidio anti-maltrattamento e abbiamo appunto iniziato già a denunciare dallo scorso anno, prima ancora che il protocollo fosse attivo, e questo non è mai stato fatto dalle scorse amministrazioni, questo c'è da riconoscerlo. Abbiamo intenzione, lo abbiamo già scritto sul regolamento che, ripeto, è in fase di approvazione, è già stato approvato dall'assessorato e dal Dipartimento Ambiente, è ad ultima firma, quindi veramente questione di giorni, nel Dipartimento Mobilità, dopodiché sarà protocollato. In questo regolamento abbiamo inasprito le sanzioni pecuniarie per chi non rispetta il benessere degli animali e abbiamo abbiamo inasprito anche le regole appunto relative a questo tipo di trasporto. Inoltre, non da meno, abbiamo scelto di cambiare la tipologia del cavallo, che non sarà più il trottatore ma il cavallo da tiro, che è più idoneo a questo tipo di attività, al fine appunto di ridurre al massimo la sofferenza dei cavalli. Allora, c'è anche da dare appunto delle ragioni. Io non nego che abbiano ragione le associazioni animaliste quando ci dicono che non è un servizio obbligatorio quello della trazione animale, è un servizio che il Comune di Roma ha già trovato appunto già su Roma forse dal 1500 all'epoca fu diminuita l'attività delle carrozze semplicemente diminuendo gli ornamenti delle botticelle. Questa cosa la voglio dire perché secondo me è indicativo, perché il nostro regolamento, appunto, riducendo al massimo tutta l'attività di questo tipo di trasporto, ridurrà sicuramente l'utilizzo e la scelta dell'utilizzo dei cavalli. Cos'altro? Quindi, ripeto, noi in tutti i modi abbiamo deciso di disincentivare l'uso dei cavalli, cosa che invece poi peraltro non è avvenuta nelle scorse amministrazioni, perché nelle scorse amministrazioni ai vetturini fu proposto un incentivo economico per convertire la propria licenza. Noi non abbiamo deciso di incentivare in questo senso, abbiamo deciso assolutamente di demotivare la scelta del trasporto dei cavalli. Ecco, noi con questo regolamento che porteremo in aula da qui a giorni siamo veramente la prima amministrazione, l'amministrazione 5 Stelle, che porta un regolamento quanto più restrittivo, cosa che si è scelto di non fare nelle scorse amministrazioni. Per quanto non ci sia possibile stracciare le licenze dei vetturini, naturalmente però c'è possibile fare tutto quello che restringe al massimo e che può aumentare i controlli per rispetto animale e per il rispetto della normativa delle normative che ci consentono di fare un'attività e un servizio quanto più controllato possibile. Questo lo stiamo facendo e, ripeto, non è mai stato fatto, quindi per noi è una novità e è una soddisfazione anche in questo senso. Grazie.